Ben ritrovati con la nostra informazione, edizione flash del nostro giornale per dare spazio alla cronaca della regione Piemonte. È stata una mattinata segnata da diversi incidenti su strade e autostrade. Il più grave si è verificato sulla A21 nel tratto compreso tra i caselli di Alessandria Est e Ovest nei pressi del viadotto sul fiume Tanaro. Un camionista è rimasto gravemente ferito a causa di un violento tamponamento con un altro mezzo. Per liberarlo dalle lamiere contorte della cabina di guida, i vigili del fuoco hanno impiegato parecchio tempo e per diverse ore il traffico è stato rallentato con code in autostrada. Il camionista è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Alessandria. Sempre stamattina un'auto è finita fuori strada a bordo una famiglia di origine marocchina composta da 4 persone, genitori con 2 figli, di cui una bimba di 2 anni che viaggiava sulla provinciale 140 della Val Borbera a bordo della propria Ford Station Wagon. Sul posto 118 che ha trasportato i 4 componenti della famiglia negli ospedali di Novi Ligure e Alessandria. Le ferite più gravi sono state riportate dalla moglie del conducente. Sull'incidente indagano i carabinieri di Albera Ligure. Infine, un terzo episodio si è registrato verso le 13 a Cocconato d'Asti, dove un uomo è finito in ospedale. Non si sa come, ma sembra che sia stato travolto dalla sua stessa auto, forse a causa della rottura dei freni. Si è presentato armato di coltello e ha minacciato una dottoressa dell'ASL Torino 3 di Collegno perché voleva essere collocato in una comunità terapeutica di suo gradimento. L'uomo, un 49enne torinese, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rivoli con l'accusa di minaccia pubblico ufficiale. Alla dottoressa avrebbe puntato il coltello alla gola minacciandola di volerla uccidere. Una notizia di sport: arrivo questa mattina alla Cantinassa per Cristiano Ronaldo, infortunatosi al flessore della coscia destra durante la partita tra Portogallo e Serbia. Il fuoriclasse bianconero sarà sottoposto a controlli ed esami per stabilire il suo rientro in campo. Bene, era questa l'ultima notizia. Tra poco, dopo la sigla, nella rubrica Inside the Crime, lo scrittore criminologo Biagio Fabrizio Carillo ci porterà dentro la mente di Jeffrey Dahmer, noto anche come il cannibale di Milwaukee, che tra il 1978 e il 1991 in America uccise in maniera particolarmente cruenta 17 persone. Poi il meteo e le notizie utili. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Nella storia dei grandi serial killer americani certamente pagine importanti, tristi pagine, le ha scritte appunto Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer è definito anche il cannibale di Milwaukee. Era una persona che uccideva, privilegiava gli uomini, uccideva appunto uomini, aveva delle tendenze omosessuali. E la sua caratteristica era quella che, oltre a, diciamo, questa personalità perversa e, come dire, particolare, le sue prede appunto erano tutti maschi. Lui uccise nel 1987 la prima vittima, un ragazzo che aveva adescato in un bar con dei modi di fare molto gentili, come mi ho visto spesso ricorre in queste figure dei serial killer, e lo convinse poi a seguirlo per bere qualcosa, così in amicizia, nella sua abitazione. Intrattennero appunto un rapporto così amicale e questo ragazzo a un certo punto manifestò l'intenzione di andarsene. Lui lo costrinse a rimanere, vista l'insistenza, nacque una colluttazione e lo uccise. Lo uccise strangolandolo, e questa caratteristica di vivisezionare, faceva a pezzi appunto i suoi cadaveri. Li faceva a pezzi e li metteva appunto nel freezer. Emblematico il racconto del cuore di una delle sue vittime che venne trovata appunto congelata nel freezer. C'è un aspetto importante da sottolineare. Lui colpì la prima volta nel 78 e poi dopo 9 anni. Colpì dopo 9 anni, un aspetto molto particolare, dopo che aveva fatto, dopo il primo omicidio, il servizio militare. Era stato assunto come lavoratore, un normale lavoratore, in una fabbrica di cioccolato, e diciamo, i suoi datori di lavoro, gli amici,
ne parlavano appunto come una persona attenta, puntuale, molto, molto pulita, una persona comunque che svolgeva bene le sue attività, quindi anche questo al di sopra di ogni sospetto. E da lì poi cominciò, dopo il secondo fatto, ricominciò la sua escalation criminale, e con questo modus operandi di appunto invitare queste vittime, questi giovani ragazzi, dalla sua abitazione, dove da lì appunto poi li uccideva, li strangolava in maniera, diciamo così, quasi esclusiva, e li vivisezionava e metteva appunto le parti nel freezer. E venne scoperto perché a un certo punto anche l'odore che emanava dalla sua abitazione era davvero un odore insopportabile, questo lo segnalarono i suoi vicini. Anche lui, diciamo così, nel 94 ebbe una triste fine, era in carcere e viene ucciso, colpito con una barra di ferro da un suo, diciamo così, compagno di cella. Fece anche lui una brutta fine. E Jeffrey Dahmer, appunto, quando si parla di seriali, non può che non essere, come dire, annoverato tra quelli più crudeli, più efferati, il cannibale appunto di Milwaukee. Mi hanno suonato il campanello e li ho subito fatti entrare. Li hai fatti entrare? Sì, perché se fai entrare in casa tua un consulente Security Direct, hai chiuso con i ladri. Security Direct produce e installa direttamente sistemi antifurto perimetrali con funzione antiaggressione e telecamere per il videocontrollo a distanza. Ricevi ora a domicilio un consulente Security Direct. L'analisi di rischio e il progetto di protezione per la tua casa e per le persone che più ami sono gratuiti. www.securitydirect.it. Se apri la porta a noi, hai chiuso con i ladri. L'anno scorso fu Ovada protagonista del Giro in Rosa, con partenza e arrivo di una tappa che coinvolse anche Novese e Acquese. Quest'anno, in cui il ciclismo la farà da padrona nel territorio alessandrino, con le tante manifestazioni organizzate nel ricordo di Fausto Coppi e Costante Girardengo, fra le quali l'arrivo della tappa Carpi Novi del Giro d'Italia nella città dei Campionissimi, anche la corsa tutta al femminile sarà protagonista. La 30ª edizione infatti prenderà il via il prossimo 5 luglio da Cassano Spinola per concludersi a Castellania, per unire in questo modo il paese dove Girardengo e Sandrino Carrea riposano e il luogo di nascita di Coppi, che proprio in questi giorni ha cambiato nome, diventando Castellania Coppi, dopo l'approvazione di una proposta della giunta regionale da parte del Consiglio Piemontese. La tappa Cassano-Castellania vedrà la partenza 144 atlete suddivise in 24 squadre e compiranno un tragitto di 120 km che toccherà anche i comuni di Gavazzana, Sant'Agata Fossili, Cavezzano, Paderna. Ieri nelle strade che saranno interessate dal passaggio della carovana ciclistica rosa sono state effettuate le ricognizioni ufficiali con l'ausilio della campionessa piemontese Erika Magnaldi. Il 6 luglio ancora il Piemonte sarà protagonista della corsa, coinvolto il circuito La View in Rose delle Valli di Lanzo, progetto patrocinato dalla Regione Piemonte. Il meteo, in collaborazione con Ascolta le tue emozioni, Radio City. Ascolta le tue emozioni, Radio City. Ci sono appuntamenti a cui è impossibile mancare. Vi aspettiamo domenica 31 marzo a Casalnoceto per l'antica fiera Pomamoi. Dalle ore 9 per tutto il giorno, fiera enogastronomica ed artigianato. Per voi tutte le eccellenze dei prodotti locali con la distribuzione dei pomamoi, salame, agnolotti, salamelle, frittelle e il favoloso maiale alla griglia.
musica della tradizione allieterà le vie del paese, mentre alle ore 15, da non perdere, concerto in piazza, esibizione di ballo e la divertente Pompieropoli dei Vigili del Fuoco, con intrattenimento per i più piccoli. Domenica 31 marzo, tutti a Casal Noceto. Promettiamo buon cibo, ottimo vino e tanta allegria. Il 30 e 31 marzo scendi in piazza contro i tumori infantili e scegli il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca. Scopri tutte le piazze su fondazioneveronesi.it. Fondazione Umberto Veronesi, per il progresso delle scienze.